Signore e signori, buonasera e benvenuti al Mondo Futsal Day, atto quinto, la quinta edizione di questa cerimonia di premiazione, di questa passerella riservata ai vari protagonisti del calcio a 5, perché il Mondo Futsal è la rassegna del calcio a 5 per eccellenza, a tutti i livelli, dicevamo, e i protagonisti appunto vengono premiati come ogni anno in questo momento conclusivo della stagione. 5 anni di Mondo Futsal Day. È il secondo anno che siamo qui in questa splendida location, all'Expo Latina, ed è veramente bello potervi ospitare e accogliere in questo splendido luogo. Direi di procedere subito con le premiazioni, ci sono degli splendidi trofei pronti per essere assegnati. Ricordiamo che Mondo Futsal è presente sul sito mondofutsal.net, è presente regolarmente ogni settimana con la trasmissione su TVSL48 e attraverso sondaggi, attraverso il contributo degli addetti ai lavori, abbiamo tirato le somme di questa stagione e abbiamo appunto individuato i vari protagonisti da premiare. Prima però accolgo qui sul palco coloro che mi daranno una mano nel consegnare i premi. Sono Chiara e Giulia, un bel applauso per loro. Benvenute. E adesso passiamo subito al primo protagonista. Mondo Futsal Day stagione 2013-2014 è il miglior allenatore della Serie D Girone A per lo United Aprilia, Francesco Maggi. Benvenuto mister, se l'aspettava questo riconoscimento? No, assolutamente, la squadra è andata bene, però non pensavo di essere votato dai colleghi come miglior allenatore. Qual è il segreto per arrivare fino a questo punto, per meritare questo premio? È un'ottima squadra, sicuramente. Uno può insegnare quel poco che si sa, lo può insegnare anche bene, ma se non c'è nessuno che lo recepisce e lo mette in pratica il sabato, diventa molto complicato. Immancabile domanda, la farò a tutti i protagonisti che saliranno qui sopra. Programmi per il futuro? Sto bene Aprilia, penso di rimanere ad Aprilia sicuramente. Insomma. Benissimo, ancora un grosso applauso al mister Francesco Maggi e la consegna del trofeo. Grazie mister. E adesso vediamo se è il momento dei direttori di gara. Dunque passiamo a premiare Mondo Futsal Day miglior arbitro. Accogliamo sul palco Roberto Paoletti. Roberto Paoletti è un'autentica istituzione. Quando parliamo di calcetto, parliamo di tornei, parliamo di Roberto Paoletti. Quante volte l'ho visto in campo? Ma come si fa a essere sempre così presenti da un'eternità? Ci vuole solo la passione, solo quella ci porta avanti, sennò molli subito. E anche un po' di pazienza forse. Quella tanta, in mezzo al campo bisogna essere pure degli psicologi per capire i giocatori, il momento, l'attimo che stanno a vivere in quel momento e cercare di risolvere il problema facendo meno danni possibili. A Roberto Paoletti voglio fare due domande sui protagonisti che si è ritrovato di fronte ad arbitrare. Il più divertente, il più simpatico? Non so, guarda, ho visto tanti, buoni giocatori, ottimi proprio, però così divertenti non lo so. Allora cambiamo genere, il più rompiscatole? Tutti quelli dovrei fare elenco. Potrei fare l'elenco. Sono presenti anche qui magari? No, non credo, no. Diplomatico Roberto Paoletti, facciamogli un grosso applauso ancora. Grazie Roberto Paoletti, premiato con questo riconoscimento al miglior arbitro. E proseguiamo con un altro miglior arbitro, l'arbitro emergente, Francesco Frascate. Direttamente dal rettangolo di gioco, catapultato dal campo al palcoscenico. Te l'aspettavi questo riconoscimento? No, sinceramente no. Qual è il segreto del bravo arbitro? Come diceva il collega, adesso tanta pazienza e tanto divertimento comunque in campo, equilibrio nell'arbitrare, tutto insieme vuole essere. È vero che il fischietto più bravo è quello che non si fa notare? Diciamo di sì. Non sei troppo convinto? Però. No.
comunque cioè, più ti fa sentire in mezzo al campo è meglio. Benissimo, benissimo. Grazie, grazie a Francesco Frascate, il premio per lui. E dunque abbiamo premiato anche i fischietti, adesso riprendiamo con la nostra scaletta. Attendiamo ancora per una particolare iniziativa che andremo a descrivervi tra poco. Mettiamo ordine, partiamo dalla Serie D, Girone A. È il momento della squadra vincitrice, è il momento del Real Podgora Futsal, ritira Davide Pacassoni. Eccolo qui Davide. Allora, cosa si prova lì sulla vetta? Beh, è bello, non posso dire diversamente, è una bellissima sensazione soprattutto perché è stato un bellissimo campionato, un campionato che non si vedeva così da anni perché c'è sempre stata una squadra che distaccava tutto il gruppo, quest'anno è stato divertente fino alla fine. E l'anno prossimo? E l'anno prossimo continuiamo, visto che me lo sono guadagnato fino alla fine, credo che sia giusto continuare questo progetto, poi vediamo se siamo all'altezza o meno. Cosa rimproverare a mister Pacassoni e cosa invece elogiare di mister Pacassoni? Io non sono un grande autocritico, posso dire quello che dicono gli altri di me e la squadra, che sono troppo buono, su questo è credo la realtà, durante gli allenamenti o anche forse durante la partita dovrei essere un po' più cattivo in alcune circostanze e non lo sono. Il lato positivo credo di essere troppo buono, quindi va bene anche quello, va bene anche quello perché la squadra merita anche un lato gentile, non troppo rude. Benissimo, un grosso applauso a Davide Pacassoni e al Real Podgora, vincitrice del girone A della Serie D. Grazie Davide. E adesso proseguiamo ancora con il girone A della Serie D, il capocannoniere. Un grosso applauso al bomber dell'Antonio Palluzzi, Quirino Marconi. Ritira per lui Roberto Perna. Benvenuto Roberto. Hai un messaggio da riferirci da parte del bomber, non so, parli a nome suo. Soddisfatto del traguardo raggiunto, che ha lottato fino all'ultima partita per raggiungere questo traguardo a cui teneva, quindi è molto contento di questo. Tu che lo conosci, come si fa ad essere sempre verdi, inossidabili? Quirino penso abbia una carica interna oltre alla sua qualità che lo rende sempre fresco e sempre così competitivo, insomma. Conosci i suoi programmi per il futuro? Lui ha sempre mille proposte per la sua bravura e quindi è giusto anche così che lo cerchino, diciamo, chi punta a fare cose belle, diciamo. Marconi è sul mercato. Intanto ancora un applauso a Roberto Perna che riceve per lui il riconoscimento. E adesso andiamo al miglior portiere del girone A della Serie D. È il numero uno della Cimil Latina Scalo, Tiziano Rizzato. Benvenuto Tiziano. Insomma, l'hai spuntata in un bel lotto di concorrenti. Qual è stato il tuo segreto vincente? Beh, segreti non ce ne sono. L'importante è sempre l'impegno, uno ce la mette tutta, il divertimento e poi i risultati vengono da sé. E alla Cimil che si dice? Come possiamo tirare le somme di quest'annata? Alla Cimil ci siamo trovati bene fino a metà anno, dopodiché ho avuto un infortunio io, è entrato un ragazzetto, alla prima esperienza in Serie D, la squadra l'ha assistito, alti e bassi insomma, fino a che sono rientrato. Hanno sentito un po' la tua mancanza, diciamo la verità. Hanno sentito un po' la mia mancanza, sì. Un bel applauso se lo merita qui Tiziano, eh? È stato molto sincero. Il meritatissimo riconoscimento a Tiziano Rizzato, ancora un grosso applauso per lui, grazie Tiziano. Adesso è il momento del miglior giocatore del girone A di Serie D, per lo United Aprilia, Roberto Petrin. C'è stato un problema di scaletta, Roberto.
Sporting, guarda, solo cose. È il bello della diretta, il bello della diretta. C'è Roberto, al quale chiediamo come si fa a stare sempre sulla cresta dell'onda, perché te Roberto ti vedo protagonista da anni e anni, insomma. Non è assolutamente vero. Comunque dico che ci vuole tanta umiltà e tanta dedizione nel lavoro quando si sta in campo. Basta così. Però visto che abbiamo fatto questa gaffa dello Sporting Giovani Risorse, per farci perdonare io chiamerei qui la presidentessa Nadia Cacciotti, un applauso. Com'è come presidentessa? Presidentessa ottima, direi. Si fa sentire però. Assolutamente sì, anche troppo, diciamo. Benvenuta. Lo spazio anche della squadra, però, di uno Sporting Giovani Risorse che ha fatto molto bene quest'anno. Assolutamente sì, una squadra meravigliosa di ragazzi che mi auguro che vengano riconfermati tutti quanti, perché li amo uno a uno come se fossero figli miei, davvero. Quindi questa è un'automatica conferma per te e per i tuoi compagni. Ha parlato la presidentessa. Per me il futuro è domani, visto che c'è una finale, quindi penso di pensare solo a quello in questo momento. Benissimo, grazie a entrambi e allo Sporting Giovani Risorse, Roberto Petrin, la presidentessa Nadia Cacciotti, il premio al miglior giocatore del girone A. Proseguiamo con il giocatore rivelazione del girone A della Serie D. Per l'Antonio Palluzzi, un grosso applauso a Francesco Salate Santone. Eccolo qui Francesco. Come ci si sente da rivelazione? È una sensazione particolare, non me l'aspettavo. È bello, veramente bello. Però divido questa gioia con la squadra, perché è importante. Siamo un bel gruppo e il merito non è solo mio. Ecco, tiriamo un po' le somme anche per quanto vi riguarda. Com'è stata questa annata? A livello sportivo è stata una bella annata. Il problema è che siamo usciti dopo la prima partita dei playoff, però comunque mettendo al primo posto il divertimento, diciamo il risultato sportivo passa in secondo piano. Da rivelazione adesso si punta alla consacrazione, quali sono le prospettive future per te? Ma le prospettive future è sicuramente rimanere nella stessa realtà, cioè, ci troviamo bene, poi riesco a conciliare il lavoro con lo sport e non credo di cambiare. Benissimo, un grosso applauso ancora a Francesco Salate Santone. Bene, adesso siamo al momento del girone B, adesso voltiamo pagina e parliamo dell'altro raggruppamento e c'è la squadra vincitrice. Vediamo chi ritirerà il premio per la Visfondi. Un applauso per la Visfondi e viene qui da noi Carmine Napolitano. Carmine, tra l'altro, è un pilastro portante della stessa trasmissione Mondo Futsal. Carmine, che dire? Innanzitutto un bilancio del Sud Pontino, del comprensorio, quanto ti riguarda? Sì, innanzitutto ci tenevo a dire che sono qui in rappresentanza cittadina, visto che sono anche giocatore però dell'Old Ranch 97, non della Visfondi. Credo che abbia vinto la squadra più attrezzata, perché giocatori come Passannante, Oresti, non ce li hanno tutti, sinceramente. E il campionato forse è stato fin troppo equilibrato nel girone di ritorno, perché a un certo punto loro avevano 6 punti di vantaggio e credo che hanno rischiato un po' di perderlo il campionato. Poi si sono ripresi, approfittando anche dello scontro diretto a 3 giornate dalla fine tra l'Old Ranch e l'Atletico Gaeta, e sono andati a vincere nel complesso meritatamente. Però, come nel girone A sentivo prima che è stato equilibrato, quest'anno anche nel girone B ci sono state 3 squadre in lotta fino alla fine. Ritengo che sia stato un bellissimo campionato, anche se per me quello più bello degli ultimi 6 anni resta quello dell'anno scorso, con delle squadre come Minturno Marina, che obiettivamente avevano qualcosa in più. Però il Sud Pontino si è difeso bene anche quest'anno e i risultati dei playoff lo stanno a dimostrare. Secondo anno consecutivo che c'è una squadra per girone in finale, 2 per girone in semifinale, era successo anche l'anno scorso, e l'anno scorso li ha vinti una squadra del girone B, quest'anno vedremo, con un pizzico di campanilismo spero che anche quest'anno vinca il girone B. Certo, un applauso a Carmine Napolitano che ritira il premio,
ritira il premio per la Visfondi, anzi lo trattengo qui perché c'è un altro premio da ritirare, Carmine, è per il miglior allenatore del girone B, per il San Giovanni Spigno, Mauro Cardillo. Facciamo un grosso applauso al mister, ritira il premio per lui, Carmine Napolitano. Tra l'altro, a proposito di girone B, c'è da citare assolutamente un collega che ci dà veramente una grossa mano, che rappresenta un altro pilastro portante di Mondo Futsal, Daniele Porcelli, che appunto collabora attivamente con noi. Applauso strameritato per Daniele. Intanto possiamo aprire una parentesi importante. Possiamo parlare di Mondo Futsal Social. È un progetto, è un'idea assolutamente rivoluzionaria e splendida, fantastica, dalle immense potenzialità di Davide Pacassoni e Roberto Martin. E la stanno mettendo in pratica gli esperti della Global Consulting. C'è con noi Daniele Herrera. Insieme a lui Simone Raccioppo. Stanno lavorando su questo Mondo Futsal Social. Ciao Daniele, benvenuto. Di cosa si tratta, Daniele? Ma l'idea, innanzitutto voglio ringraziare Davide Pacassoni e Roberto Martin che ci hanno dato la possibilità di realizzare un progetto del genere. È una piccola grande rivoluzione in realtà, perché mette in contatto e in collegamento tutti quelli che sono gli addetti ai lavori, che tu conosci molto bene, forse anche molto meglio di me: allenatori, giocatori, dirigenti, direttori sportivi, giornalisti, addetti stampa. Tutti avranno una propria agora, una propria piazza, nella quale potranno dire la loro e potranno anche proporsi, perché no? Magari un giocatore è svincolato, magari vincolato, può proporsi senza problemi nella sezione del mercato. Un direttore sportivo magari vuole cambiare aria, o magari semplicemente un appassionato di futsal vuole mettersi in luce e proporsi a qualche squadra. Ecco, lì sarà veramente possibile fare tutto questo. Quindi abbiamo un'infinità di possibilità, insomma, rispetto a questo. Abbiamo qualcosa da vedere riguardo? Andrea può far scorrere tranquillamente le nostre slide di presentazione. Il sito in realtà è già attivo nella sua versione 1.0, quindi verrà perfezionato quotidianamente nei prossimi giorni. Abbiamo sempre la supervisione e l'aiuto costante di Davide e Roberto, che veramente ci danno manforte e supporto. Poi sono puntigliosi loro, eh? Molto, 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 però devo dire che io e Simone ce la mettiamo tutta veramente per stare al passo, quindi ci tenevamo tantissimo, perché è veramente un'idea innovativa ed era forse quella parentesi social che mancava a Mondo Futsal, quindi è la diretta estensione di mondofutsal.net. Assolutamente sì. Grazie a Daniele Herrera, un applauso alla Global Consulting e un applauso agli ideatori di questo innovativo servizio che siamo sicuri saprà coinvolgervi ulteriormente, per quanti vivono anche ai margini la realtà, il pianeta del calcio a 5. Torniamo ai protagonisti e torniamo al girone B, il capocannoniere per l'Atletico Gaeta, Damiano Sorrentino. Eccolo qui il bomber. Damiano, complimenti. Te l'aspettavi di essere il re dei bomber? No, non me l'aspettavo, però diciamo già dall'andata avevo un grande margine di vantaggio sul secondo, quindi gli ultimi due mesi poi non ho giocato e ho mantenuto il vantaggio, nessuno mi ha più ripreso, quindi va bene così. La domanda la faccio anche a te: quali sono i pregi di bomber Sorrentino e quali i difetti? Dirselo da solo non è semplice, però credo che tanta dedizione, tanto impegno, e sono ormai tanti anni che gioco comunque a calcio a 5, credo che è proprio questo, l'esperienza. Magari corro molto di meno di quando avevo 20 anni, adesso ne ho quasi 32, però ripeto, l'esperienza mi porta magari a correre di meno ed essere più cattivo sotto porta, quello. Per te naturalmente bilancio assolutamente soddisfacente, per la squadra invece? La squadra, il bilancio è molto positivo, perché siamo partiti sì con la voglia di far bene, con la voglia di provare a vincere, però poi dopo due mesi, non so se tutti sanno, noi abbiamo avuto problemi societari, ci siamo trovati senza presidente, senza organizzazione, e abbiamo dovuto comunque fare praticamente un'autogestione, cercare anche soldi per pagare il campo, gli allenamenti, e questo
che è stato duro, e piano piano insieme anche ad altri componenti della squadra ci siamo messi in moto per trovare soldi, per continuare ad andare avanti, per continuare a fare allenamento seriamente, fin quando abbiamo ottenuto questo risultato. E questo vuol dire passione, che dite? Un bel applauso glielo facciamo al grande impegno, al grande attaccamento. E adesso il futuro? Il futuro sinceramente non so che dire, perché è importante comunque trovare prima un lavoro, una sistemazione, perché sono senza lavoro e quindi prima pensiamo al lavoro. Se il lavoro mi permette di continuare a giocare, ben venga, altrimenti è arrivato il momento di dire, non dico di dire basta perché non ci riesco, però credo che prima venga il lavoro, poi il pallone. Assolutamente, ci sono delle priorità. Ancora un grosso applauso a Damiano Sorrentino, che resta qui con me perché c'è un altro premio da ritirare, riguarda il miglior giocatore del girone B della Serie D, sempre dell'Atletico Gaeta, un tuo compagno di squadra, David Corona. Facciamo un grosso applauso, ritira il premio Damiano. David se lo merita, come è stato il suo campionato? Davide è venuto a darci una mano, diciamo, a dicembre, in una squadra comunque che aveva bisogno di qualcosina in più per salire di livello. Davide, appena arrivato, ha subito messo in mostra le sue doti tecniche esagerate, la sua esperienza, e grazie a lui abbiamo ottenuto comunque, siamo saliti di livello, quello sì, sicuramente, ha giocato benissimo. Il miglior giocatore, Davide Corona, la consegna del premio. Grazie a Damiano Sorrentino. Ma il capitolo Atletico Gaeta non termina qui, perché c'è anche il miglior portiere di Serie D, Girone B. Si tratta del numero uno dell'Atletico Gaeta, Francesco Grasso. Benvenuto Francesco. Allora, un portiere deve sempre fare la differenza e tu l'hai fatta per l'Atletico. Sempre stare attento, comunque... Diciamo che molti definiscono il 50% della squadra sia proprio il portiere, quindi grazie poi al lavoro, la passione, la voglia di far bene della squadra, sono qui a ricevere questo premio. In questi momenti di difficoltà che ci ha anche raccontato Damiano, c'è mai stata la voglia di gettare la spugna? No, devo dire che da parte nostra nessuno dei componenti della squadra ha mai preso minimamente in considerazione l'idea di abbandonare tutto, soprattutto perché eravamo in cima alla classifica, lì nelle prime posizioni sin da ottobre, novembre, quindi abbiamo deciso di continuare. Abbiamo fatto una sorta di autogestione, come ha detto Damiano prima, e devo dire che la passione, il lavoro, la voglia di fare ha dato i suoi frutti. Resti a Gaeta o sei sul mercato? Vabbè, pensiamo prima e il futuro poi lo affrontiamo da lì, però Gaetano di nascita, quindi la priorità è Gaeta come sempre. Grazie, un applauso a Francesco Grasso. E adesso è il momento del giocatore rivelazione del girone B di Serie D per il Palavagnoli, Andrei, un grosso applauso per lui. Eccola la rivelazione. Ciao Andrei. Aspettavi questo riconoscimento? Che devo dire? Ti aspettavi questo premio? È il primo anno di calcetto per me, è una cosa nuova. Il primo anno di calcetto, comunque l'intenzione è quella di continuare per tanto tempo. Mi voglio migliorare. La tua squadra, parliamo dei tuoi compagni, ti hanno accolto bene, hanno facilitato il tuo inserimento? Che tipi sono questi giocatori? E certo, siamo stati sempre uniti e mi hanno spinto da dietro. E questo è importante. Grazie Andrea, un applauso per lui e per il Palavagnoli. È il giocatore rivelazione della Serie D, Girone B. È il momento della squadra vincitrice del Girone C di C2. E la squadra vincitrice è il Minturno, ritira Andrea Cardillo. Benvenuto Andrea. Allora, che dire di questo Minturno? Niente, abbiamo vinto tutto. Senza parole, insomma. Senza parole, sì. Abbiamo fatto. Penso che pochissime squadre siano riuscite a fare doppietta come noi.
campionato stravinto, coppa vinta relativamente, no, abbastanza bene. Abbiamo perso solo una partita, i quarti a Roma col Football Club, ma avevamo vinto 8-2 in casa, quindi siamo andati dopo la battaglia di Castelfontana. Le finali, francamente, non c'è stata storia, eravamo troppo superiori. E adesso? Adesso, fino a ieri sera ero confermato in panchina C1, poi se oggi è cambiato qualcosa non lo so, no, adesso mi turno. Stiamo già facendo la squadra, abbiamo già preso gli under giusti, il presidente ha ufficializzato Oscar Duran ieri, quindi un giocatore spagnolo, quindi penso che l'intento della società è quello di fare un buon campionato in C1, un campionato di vertice, e puntare alla vittoria dell'under 21. È un turno che cambierà molto o punterà sulla continuità? Qualche cambiamento c'è, qualche Anderson non dovrebbe tornare più dal Brasile perché penso che abbia smesso, quantomeno non ha più intenzione di tornare, qualche giocatore locale per problemi di lavoro deve, non può continuare, niente, cambieranno credo 5 dodicesimi, 6 quattordicesimi della squadra. Benissimo, staremo a vedere. Intanto ancora un grosso applauso ad Andrea Cardillo e al Minturno, la corazzata Minturno, assoluta protagonista nel girone C di Serie C2. Proseguiamo con la C2 e andiamo al capocannoniere, ritira per lui Alberto De Angelis, il capocannoniere dell'Atletico Anzio Lavinio, Simone Moncada. Eccolo qui. Benvenuto Alberto, che dire di Simone? Prima di tutto, come lo vogliamo descrivere? Innanzitutto ha avuto il più classico degli infortuni, gli si è rotta la macchina, se no sarebbe stato qui, insomma. Per il resto Simone è un grosso giocatore, grandi qualità, vede la porta come pochi, calcia a destra e a sinistro, una pecca, deve imparare tatticamente entrambe le fasi, ancora difende un pochino poco, però insomma se l'è meritata in pieno, io l'ho visto in azione, si è fatto valere sul campo. Confermato? Simone, per forza, non si muove, anche se le offerte le ha avute e le sta ricevendo, però gli ho detto che se va via lui vado via pure io, quindi non si muove. Era una minaccia, insomma, per Simone Moncada. Facciamogli ancora un grosso applauso. E il grosso applauso lo facciamo anche al migliore allenatore della Serie C2 Girone C. È proprio lui, Alberto De Angelis. Cosa bisogna fare per essere miglior allenatore? Quali sono le caratteristiche? Più bastone, più carota? Come funziona? Innanzitutto è inaspettata, nel senso che non credevo. Abbiamo fatto un campionato esclusivamente dedito alla salvezza, quindi di solito certi premi li vincono chi ha vinto il campionato. Detto questo, ovviamente mi fa piacere perché poi premia un po' tutto il gruppo che ho avuto a disposizione. Non esiste allenatore senza i giocatori, quindi se abbiamo fatto qualcosa di buono che ha permesso di ottenere questo premio, lo devo e lo voglio condividere con tutta la mia squadra, assolutamente. Un grosso applauso ancora per Alberto De Angelis dell'Atletico Anzio Lavinio, è lui il miglior allenatore della C2, girone C. Passiamo adesso al miglior portiere della C2 per Mondo Futsal Day stagione 2013-2014 per la Vigor Cisterna, Pierluigi Ciarla. Eccolo il miglior portiere, Pierluigi, benvenuto. A chi lo dedichiamo questo premio? C'hai una dedica da fare? Beh, la dedica c'è alla mia squadra. Siamo partiti malissimo, ci siamo salvati all'ultima, anzi più che all'ultima giornata siamo salvati ai playout nel derby, quindi è una soddisfazione grande. Quindi lo dedico al mister Tonino Angeletti che se no quest'anno stirava le zampe tranquillamente perché se non ci salvavamo... Sì, viviamo un infarto sicuro. Quindi avete salvato la vita al mister. Per quanto ti riguarda, bilancio assolutamente soddisfacente. Beh, insomma, il bilancio mio personale sì, non pensavo, visto l'annata pessima direi. Detto, siamo salvati nei playout, pensavamo di fare molto meglio. Invece è andata male. Però alla fine siete riusciti a salvarlo, insomma. Alla fine sì, al derby, quindi... è stato positivo, finale di stagione positivo. E da questo si ripartirà naturalmente per una stagione da protagonisti. Ancora un applauso a Pierluigi Ciarla. E proseguiamo con il miglior giocatore della C2
ritira Andrea Cardillo, lo facciamo tornare qui per Moreira dos Santos, il miglior calciatore della C2, girone C. Ecco, Andrea è il miglior calciatore, il miglior giocatore, questo, insomma, non era in dubbio questa nomina. No, penso che lui non c'entri niente con questa categoria, è di un'altra categoria, nettamente superiore. Anzi, colgo l'occasione perché ho sentito Tiago è in Romania a fare un torneo internazionale che ha appena vinto anche in Romania e ci teneva a fare il saluto a tutte le persone. È molto orgoglioso di questo premio perché comunque si è trovato benissimo da noi, quindi è orgoglioso di questo premio. Grazie ad Andrea Cardillo e grazie a Moreira dos Santos, che ci rivedrà naturalmente anche attraverso mondofutsal.net, attraverso i nostri canali web. Proseguiamo, giocatore rivelazione della C2, Connect Calcio 5, ritira Roberto Perna, il giocatore rivelazione è Stefano Giovannelli. Roberto, che dire di Stefano? Ragazzo meraviglioso, sempre a disposizione della squadra, con delle ottime doti e tecniche, e penso che ancora ne ha di strada da fare. Può crescere ancora. Sì, assolutamente. Grazie Roberto, un applauso ancora per Giovannelli. E adesso facciamo un bel salto in alto, molto molto in alto, perché Latina è già in Serie A. Nel calcio a 5 è arrivata nell'Eden. Parliamo della Rapido Latina Calcio a 5, parliamo del presidente Gianluca La Starza. Ha atteso pazientemente il suo momento il presidente, anche se mi guarda un po' minaccioso, però dulcis in fundo, come si dice, presidente. Che aria tira lì sopra? Quanto è salutare l'aria della vetta, dell'alto? È una sensazione splendida. Era quello che, come ho detto in altre occasioni, il sogno che cercavamo sin dall'inizio, io e mio fratello, quando abbiamo preso la società in Serie B. La promozione in A2 è stata bellissima, però ecco, raggiungere l'elite, stare lì solo pensiero di poter giocare e affrontare squadre del calibro della Luparense, dell'Asti, del Bologna, del Napoli, della Lazio, è qualcosa che forse ancora adesso facciamo fatica a credere. Avete appena ufficializzato il portiere brasiliano, Gigi, insomma siete mobilitati per allestire una grande squadra, comunque puntando sulla continuità. Beh, sappiamo noi il roster che abbiamo è sicuramente composto da elementi che già hanno fatto la categoria e possono farla a grandi livelli. Dovevamo sicuramente aumentare il numero degli elementi che ci può consentire insomma nella fase dei cambi magari di sentire meno la differenza tra un giocatore e l'altro. E abbiamo preso oltre lui altri tre stranieri, di cui uno aspettiamo di darne l'ufficialità soltanto perché vogliamo veramente dare il giusto risalto all'operazione del mercato, che è un'operazione veramente forse inaspettata anche per il sottoscritto, perché portare a Latina un giocatore che ha vinto il pallone d'oro, insomma, penso che sia un'operazione che farà parlare non solo a Latina, ma credo già se ne stia un po' vociferando in tutta Italia, perché un po' la notizia già sta trapelando. Naturalmente noi restiamo assolutamente discreti, top secret su questa iniziativa. Per concludere, presidente, c'è un ringraziamento in particolare da fare in questi anni vissuti splendidamente? Ma il ringraziamento maggiore va veramente a quelli che hanno creduto in questo sport, in primis voi con questa trasmissione, e a tutti quelli che ci hanno seguito al palazzetto. Io ricordo insomma perfettamente Pienoni lì nel Pala Bianchini, la cornice di pubblico che abbiamo visto rispetto magari a anni precedenti, poi ti dà anche la forza per andare avanti, perché insomma portare fino a punte di 1500 spettatori al Pala Bianchini sono comunque cose che ti fanno anche rendere conto di quanto forse bene hai lavorato nel tempo. E i risultati si sono visti. Gianluca La Starza, Rapido Latina Calcio 5, premio strameritato. Grazie presidente, è il momento però di farmi raggiungere qui sul palco dall'ideatore di tutto questo,
da colui che Mondo Futsal lo ha creato, lo ha voluto e lo tiene in piedi giorno per giorno, Roberto Martin. Roberto, che dire in questo quinto atto di Mondo Futsal Day? Beh, un atto che più che altro ci fa piacere dare continuità e vedere che, anzi, di anno in anno c'è sempre più seguito, sia attraverso il portale, le trasmissioni o adesso il social, speriamo che abbia lo stesso seguito delle altre situazioni, e però vediamo che l'adesione delle persone, i partecipanti sono sempre di più, quindi a conferma che stiamo comunque dando un servizio importante per la realtà locale. Stiamo consegnando adesso i premi speciali, il primo è andato naturalmente a Gianluca La Starza, adesso è il momento dei protagonisti in Serie B nazionale, la Virtus Fondi. Un applauso per la Virtus Fondi e chiamiamo Matteo Di Martino, eccolo qui, Matteo Di Martino per la Virtus Fondi. E Matteo Di Martino, tra l'altro, ha un altro premio speciale, vogliamo spiegare perché, Roberto? È perché si è distinto nella prima stagione di Serie B, nella prima stagione nazionale, a parte che sono ormai è una sicurezza, oltre ad essere il capitano della squadra, ha dato una continuità impressionante di risultati, è arrivato in doppia cifra, questo me l'ha segnalato Carmine Napolitano, per il quarto anno consecutivo, quindi in tutte le categorie a salire, quindi credo che sia importante dargli un riconoscimento, come un riconoscimento, anche se non è stata una stagione eclatante, alla Virtus Fondi, che però ha partecipato per il primo anno al campionato nazionale, quindi era giusto dargli il riconoscimento per questa partecipazione che è stata difficoltosa, ma ha dato comunque dei frutti a livello d'immagine. Grosso applauso ancora per Matteo Di Martino. Com'è stato l'impatto con questa Serie B? Com'è stata l'annata, Matteo? È stata difficile, ma è stata una bella esperienza per tutta la squadra. Noi siamo tutti ragazzi del posto, Fondi, Terracina, Massimo, un ragazzo di Frosinone. Quindi abbiamo fatto questa esperienza quest'anno. Poi a dicembre già si sapeva che eravamo salvi perché una società è fallita. Quindi diciamo che abbiamo tirato i remi in barca e abbiamo acquisito esperienza noi. Mo per l'anno prossimo stiamo lavorando per raggiungere traguardi migliori. Cosa in crescita continua, ma tu personalmente dove vuoi arrivare? No, io sono contento di dove sono arrivato e già tanto, mo per problemi lavorativi non so neanche se potrò continuare sinceramente, quindi vediamo. Ci auguriamo di sì, però veramente per il bene del calcio a 5 e per il bene dell'intero movimento. Grazie, un grosso applauso ancora a Matteo Di Martino. E proseguiamo con i premi speciali, adesso è il momento del premio del speciale per Gerardo Iannaccone. Eccolo qui Gerardo. Vogliamo spiegare perché va questo premio a Gerardo? Il premio a Gerardo nasce per una, diciamo, una sua scommessa personale dopo alcuni anni che aveva operato in un'altra piazza, di andare alla Eagles Aprilia e ha fatto benissimo sia lo scorso anno raggiungendo la finale di Coppa Provincia, comunque arrivando benissimo in campionato, e anche quest'anno che è arrivato come matricola, come neopromossa in quarta posizione, facendo, come direbbe lui, ormai è un vecchio motto, un grande futsal. E quindi era giusto riconoscere questo anche in virtù di una cosa che io gliel'ho anche detto personalmente, ha migliorato notevolmente anche il fattore ambientale, che magari prima era un po' più spigoloso, adesso è diventato molto più sereno vedere la partita con l'Eagles Aprilia. E questo è sicuramente un grosso merito. Che dire Gerardo, come si spiega tutto questo? No, si spiega in un solo modo, che ho voluto condividere questo premio col mio capitano Marco Frioli. Facciamo un applauso al capitano. Deve essere qui con me, perché il merito non è soltanto il mio, ma è dei ragazzi che ti seguono durante l'anno, martedì, giovedì, partite, rimproveri, questo e quell'altro. Perciò in due anni abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, come diceva l'amico Marti, dalla Serie D alla finale di Coppa da Provincia, arrivare il primo anno in C2, primo anno poi quarto posto in classifica, è merito dei ragazzi che mi hanno seguito e hanno voluto fortemente questo traguardo. L'anno prossimo, però, il merito è dei miei ragazzi. Chiediamo al capitano, ma com'è questo mister? È severo? È cattivo? Ci mette tanta passione, si fa rispettare, non abbastanza spigoloso anche,
però è una persona di cuore, e lavora con molta umiltà e ci mette tanta passione e pazienza. Un grosso applauso a entrambi, questo strameritato premio speciale. E proseguiamo con il premio speciale per Ivan Rango. Ecco Ivan. Ecco Ivan che ci raggiunge, tra l'altro con una calzatura molto particolare. Che scherzi ci fa Ivan? Come stai prima di tutto? Sto benissimo. È venuto da un'operazione del tendine acrilico. E niente, mi ha tirato il gol tutore e poi faremo riabilitazione e tutto quant'altro. Ti rivogliamo protagonista in campo assolutamente, quanto prima. Questo premio speciale perché Roberto Martin? Per una serie di motivi. In primis, ecco, il brutto infortunio che l'ha visto protagonista, purtroppo, e credo che sia anche da incoraggiamento, ma soprattutto pure per il grosso impatto che ha avuto a livello tecnico sulla categoria, diciamo, essendo al primo anno, perché lui viene dal calcio a 11. E in ultimo, ma lo metterei anche in primis, anche per una certa signorilità che l'ha contraddistinto. Io a queste cose sono sempre molto attento e quindi ho ritenuto che se era una persona che, avendo queste tre caratteristiche, era impossibile non riconoscergli comunque dei meriti. E posso confermare, perché Ivan l'ho visto già da bambino fare i tornei di calcetto, io ovviamente facevo lo speaker, assolutamente non entravo in campo, però ha sempre garantito questo tipo di qualità. Ancora un grosso applauso a Ivan Rango. E con lui termina questa lunga, splendida passerella riservata ai protagonisti del calcio a 5. Abbiamo ringraziato Daniele Porcelli, però per altri ringraziamenti io do la parola a Roberto Martin. Beh, il ringraziamento è per tutte le persone che sono state presenti, anche le persone che non hanno avuto riconoscimenti ma che hanno voluto partecipare con noi, vedo il mister Stampatore, mister Maracino e tanti altri, adesso non sto qui a distinguere l'uno dall'altro. E poi il ringraziamento sembra quasi, come dico io, una marchetta, però va anche agli sponsor che durante la stagione ci sostengono e ci consentono di realizzare questa ed altre iniziative. Grazie Roberto Martin. Il ringraziamento poi si estende per le riprese a Roberto, a Cesare De Mei, a Loris Ghidoni e Alessandra Micheli per TVSL48. Ricordiamo mondofutsal.net, il nostro portale. Ricordiamo altri collaboratori, Roberto? Sì, i collaboratori ormai sono è un team, quindi non è più possibile quantificarli. Metteremo i titoli di coda magari, tutta la lista di quanti hanno collaborato e collaboreranno alla realizzazione di Mondo Futsal tramite web e tramite televisione. È veramente tutto, ringraziamento va anche a Chiara e Giulia per la consegna dei premi, il ringraziamento va a voi per aver partecipato a questa bella festa, naturalmente l'appuntamento è a Mondo Futsal Day, atto sesto. Grazie e buona serata.